Ciao a tutti e bentornati sul canale, eccoci con la recensione del mercoledì ed eccoci anche con l'ultimissima recensione della nostra Lord of the Rings Week. Dopo aver guardato tutta la nuova wave del Signore degli Anelli e dopo aver guardato anche Sauron proprio nella giornata di ieri, chiudiamo questa carrellata di recensioni con la Rock Candy di Arwen. Cominciamo quindi subito dalla scatola, qui in alto troviamo come sempre il logo Rock Candy. Nella parte bassa troviamo il logo della saga e il nome di Arwen stampato lucido. Sul lato destro troviamo il solito sfondo delle Rock Candy in queste tonalità d'azzurro e il nome di Arwen che è sempre traslucido. Sul lato sinistro invece troviamo i nostri soliti tre tondini, dove possiamo vedere una piccola parte del render digitale di Arwen e anche di Eowyn, mentre quello centrale ha solamente la famosa scritta e una mini mappa della Terra di Mezzo. Per quanto riguarda il retro, infine, c'è sempre la mappa della Terra di Mezzo che fa da sfondo. Troviamo il render digitale di Arwen bello grande e vediamo anche leggermente più piccolo quello di Eowyn, che è appunto l'altra Rock Candy uscita insieme a lei. Quindi ora procediamo con l'unboxing per vedere la nostra Rock Candy fuori dalla scatola. Ecco qui la nostra Arwen deboxata. Come vedete, non arriva con la base trasparente perché, come vedremo tra poco, ci pensa il vestito a tenerla in piedi. Ma noi, come sempre, cominciamo dal viso. Come vedete, la prima cosa che salta subito all'occhio è la sua, direi, tiara, insomma il gioiello che lei porta in testa. Al contrario di quanto pensassi, è fatto veramente bene. Come vedete, ha la parte che cade anche sulla fronte, dopodiché la troviamo sui capelli. La scultura mi piace moltissimo, lateralmente ha anche questi fili più lunghi che cadono sempre sui capelli. Lateralmente è veramente articolata. Mentre per quanto riguarda il retro la vedremo dopo. Qui la scultura mi piace moltissimo e come vedete è proprio argentata, quindi questo è un dettaglio veramente ben fatto. Per quanto riguarda i capelli sono leggermente mossi e ovviamente lunghi. Dai capelli spuntano anche le orecchie a punta e dico meno male perché se mi facevano un elfo con le orecchie nascoste andavamo veramente malissimo. E come vedete, proprio intorno all'orecchio c'è tutta quest'altra serie di fili sempre argentati. Per quanto riguarda il viso invece è molto semplice, come sempre gli occhi sono molto grandi, le sopracciglia sottili e anche in questo caso probabilmente non somiglia propriamente all'attrice, però devo dire che rappresenta molto bene la nostra Arwen. Scendendo nella parte inferiore troviamo il suo vestito e devo dirvi che mi sembrava molto più semplice, invece ci sono dei dettagli veramente molto interessanti. Il primo è questa fascia argentata che le fa praticamente da girocollo. Oltre ad essere anche questa argentata, ha questa texture nella fascia più bassa. La parte delle maniche che va dalla spalla al gomito hanno tutta questa decorazione che è a dir poco meravigliosa, mi piace tantissimo. È un piccolo dettaglio nascosto perché dal davanti è un po' coperto dai capelli. Però è veramente molto ben fatto. Dopodiché, dal gomito in poi, le maniche diventano giganti. Infatti, lei si tiene le mani, cosa che ci permette di vederle ancora meglio. Come vedete, sono lunghissime. A livello di scultura è stato fatto veramente un bel lavoro perché vedete che ci sono tutte le varie pieghine. Possiamo anche vedere la differenza di colorazione dalla parte esterna, che è questo verde molto chiaro ma perlato, alla parte interna, dove invece è di un verde ancora più chiaro ma opaco. Devo dire che questo lavoro di scultura mi piace veramente moltissimo. Arrivando invece dai piedi, vediamo che spuntano solamente le punte e anche qui guardate che bel lavoro di scultura è stato fatto.
Questa volta troviamo una bella sorpresa sul retro che dal davanti non si vede assolutamente, ovvero come vedete il gioiello che porta in testa trova la sua parte più grande proprio qui. Come vedete è scolpito benissimo, è veramente fatto bene, mi piace moltissimo, e quindi troviamo questa piccola chicchetta e vi dirò che finché non l'ho tirata fuori dalla scatola non me ne ero minimamente accorta. Un altro dettaglio che trovo molto carino è il retro del suo vestito nella parte che tocca terra, perché come vedete è leggermente allungato, la scultura rende perfettamente l'idea e la trovo deliziosa. Quindi ragazzi, questa è la Rock Candy di Arwin. Devo dire che mi ha piacevolmente stupito, soprattutto con il mega gioiello che porta tra i capelli. Quel dettaglio sicuramente le dà una marcia in più e la rende molto meno semplice di quello che possa sembrare. Anche se, come dicevamo prima, magari non è propriamente somigliante all'attrice, trovo che questa rappresentazione di Arwin in formato Rock Candy sia qualcosa di adorabile e veramente delizioso. Quindi, dato che è ancora trovabile senza problemi, sapete che se vi piace e la volete prendere non la pagherete uno sproposito. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo molto presto qui sul canale. Ciao!